Giuseppe Rivio, responsabile del Dipartimento Geografia Giudiziaria ed Edilizia Giudiziaria. L'argomento che oggi ci occupa è molto rilevante. Tra l'altro io provengo da una realtà sciacca che è stata nel 2012 presa come esito di una paventata chiusura dei tribunali, quando all'epoca vennero chiuse 36 tribunali, 225 sezioni distaccate, e tutti i giudici di pace che non facevano parte del circondario dei tribunali. L'occasione è propizia perché parlare oggi di revisione geografia giudiziaria è in base a quel lavoro che abbiamo fatto certosino all'interno del gruppo del Dipartimento che oggi ho l'onore di rappresentare. Porre in essere tutta una serie di disquisizioni e a livello territoriale e a livello locale che ci hanno portato anche alla possibilità di essere disponibili a riparlare, a rivedere la revisione della geografia giudiziaria, ma secondo quello che ci dettano i territori, secondo quello che ci dettano gli ordini, secondo quello che ci dettano gli avvocati. Perché è chiaro che non bisogna più parlare assolutamente di chiusura di tribunali, ma bisogna parlare di revisione di geografia giudiziaria tanto quanto redistribuire il territorio in maniera che possa essere più efficiente nella risposta di giustizia dei cittadini, delle imprese, di quanto fanno accesso alla giustizia.